Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo episodio. Solamente perché l'ho scritto nel titolo, solamente perché l'ho scritto nel titolo, se no non avresti mai indovinato l'età di questo ragazzo, anzi, questo uomo. Lui ha 55 anni, come potete leggere dalla descrizione di questa foto. 55 anni. La genetica gli ha fatto un regalo immenso. A parte che tutti gli orientali hanno questa caratteristica di non voler invecchiare. Per me è molto difficile indovinare l'età di un orientale. È un complimento, è un grandissimo complimento. E questo ragazzo pare che sta veramente sfidando la natura per non voler invecchiare. Ecco, ha veramente, non lo so, dei lineamenti facciali estremamente giovani. Cioè, sembro più vecchio io che ho 31 anni che lui, che ne ha 55. A parte i lineamenti facciali, ma lui ha anche un gran bel fisico. Io suppongo che si alleni, ecco, da una trentina d'anni. Niente, io ho trovato anche una piccola intervista. Tutti i miei programmi sono scontati del 50% oggi, quindi non lasciatevi scappare, fidatevi, che adesso andrò ad ascoltare insieme a tutti voi. Can we talk a bit about your own fitness? You know, your Instagram photos, you have like a lot of apps. How do you get so fit, you know? Ok, la ragazza gli ha appena chiesto come fai ad essere così fit, ad avere questo fisico. The fact is, training only stands for 30%, how hard you train the gym. So remaining of the 70% is really depends on what you eat, what you put into your body. Allora, lui ha questa filosofia del 30% è la palestra e il 70% è la dieta. Io personalmente trovo che è 100% allenamento, 100% dieta e 100% riposo, ma questa qua è la sua filosofia. Oggi parliamo di lui e di me, sti cazzi. Because you are what you eat. You wouldn't want to look like a hamburger, right? I would rather look like a mean, lean chicken breast, right? So basically you are what you eat. Allora, lui ha anche questa filosofia dove dice che noi siamo ciò che mangiamo. Non vorrei assomigliare ad un hamburger, preferisco assomigliare ad un bel petto di pollo. E questa è una frase molto conosciuta, detta da un politico gastronomo francese, dove diceva: "Tell me what you eat and I will tell you what you are." Dimmi quello che mangi e ti dirò quello che sei. Questa frase è stata detta da Jean-Anthelme Brion Savarin. Sì, oggi ho voglia di utilizzare il mio poliglottismo, per chi non lo sapesse parlo anche francese. Poliglottismo a parte, adesso ci andremo a vedere qualche foto di questo ragazzo, di questo uomo, anzi, ragazzi, perdonatemi, ma faccio veramente fatica a credere che questa persona abbia 55 anni, ma è la verità, ha 55 anni e guardate che cazzo di fisico che ha, veramente assurdo. Adesso io non so se lui sia natural oppure no, questo poco mi importa, ma ecco, giudicando che la sua età, 55 anni, suppongo, come ho detto all'inizio video, che si allena forse da una trentina d'anni. Secondo me un fisico del genere si può raggiungere anche in modo natural. Ma la cosa che mi interessa di più di Chuando è conoscere la sua alimentazione, dato che dà così tanta importanza alla sua alimentazione. L'unica cosa che ho trovato su YouTube è la sua colazione. Vediamocela insieme. Ok, delle uova. Non so quante uova ha messo lì dentro, penso 6, 7, 8. Ha tolto anche il tuorlo in qualche uovo. Ok, si è fatte delle belle uova strapazzate, ha aggiunto del latte, suppongo quello sia del latte, del burro di arachidi, dell'avocado, altri grassi buoni, e dei semi di chia, suppongo che quelli siano dei semi di chia. Direi che sia un'ottima colazione, ben equilibrata. Non mangia carbo, questa colazione è zero carbo, solamente proteine e grassi buoni. Colazione abbastanza basic, ecco, per una persona che pratica del fitness. Io suppongo che comunque la sua alimentazione sia abbastanza severa, giudicando dal suo fisico. Ragazzi, è un gran bel fisico. E niente, ci tenevo veramente in particolar modo a fare un video su Chuando, perché penso che sia uno su 1 milione, oppure non so quanti milioni. Io, ragazzi, non ho mai visto un 55enne con dei lineamenti facciali così giovani ed un fisico del genere. Ripeto,
55 anni. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate di Chuando. Ragazzi, voglio ricordarvi ancora una volta che i miei programmi sono scontati al 50% oggi, non lasciateveli scappare. Primo link in descrizione. Noi, come al solito, ci vediamo al prossimo episodio. Se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, sempre molto apprezzato. Iscrivetevi al canale. Ragazzi, io vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao!